La gamma di notebook Asus VivoBook è pensata per venire incontro alle esigenze degli utenti più giovani. Niente di particolare sotto la scocca, ma un design esterno che è caratterizzato da alcune scelte cromatiche. Ad esempio, questo modello VivoBook ha una finitura esterna in verde, ma è disponibile anche in bianco, rosso e nero. E, non dimentichiamolo, c'è il tasto Enter che ha un piccolo profilo fosforescente. Il tutto per dire che cosa? Che il target è quello dei giovani e che questo è l'ultimo modello di soluzione VivoBook. Parliamo del modello S15S533, che sotto la scocca ha un processore Intel Tiger Lake. Vediamo come va. La costruzione di questo notebook è decisamente classica. È un tradizionale clamshell con una struttura in alluminio, schermo non touch da 15,6 pollici e risoluzione Full HD. Le novità principali sono sotto la scocca, con il processore Intel Core i7-1165G7, appartenente quindi alla famiglia Tiger Lake, o potremmo dire anche un processore Core di undicesima generazione. Asus ha implementato una soluzione tecnica molto interessante. Parliamo della tecnologia Intelligence Performance Technology, o AIPT. Questo acronimo indica una tecnologia sviluppata da Asus che permette di sfruttare i processori Tiger Lake in un modo diverso rispetto a quello che, sulla carta, fanno gli altri produttori. Queste CPU hanno un TDP variabile da 12 a 28 Watt. È quindi scelta del produttore del notebook decidere a quale livello di consumo potrà operare lo specifico processore. In notebook di questo spessore, quindi tutti abbastanza compatti, i produttori di fatto scelgono di far funzionare questi processori con un TDP a pieno carico che è abbastanza contenuto, 12-15 Watt, di fatto quello classico dei processori Intel della serie U destinati ai notebook più sottili. Asus invece ha scelto di implementare una modalità prestazioni, attivabile tramite la pressione contemporanea di due tasti oppure attraverso un utility software, che permette al processore di operare con un TDP fisso a 28 Watt. La conseguenza sono frequenze di clock più elevate e quindi un maggior livello prestazionale. A maggior consumo abbiamo ovviamente un impatto in termini di temperature e rumorosità, ma Asus ha implementato un sistema di raffreddamento particolarmente efficiente che si fa ovviamente sentire di più quando il processore è spinto al massimo, ma non al punto da diventare fastidioso. La risultante di tutto questo è un incremento prestazionale abbastanza interessante, non il 40% che Asus declama all'interno del proprio materiale marketing, ma sicuramente un bel balzo in avanti. Soprattutto rispetto alla modalità più silenziosa, quella sussurro, alla quale il processore opera con un TDP fisso a 15 Watt. C'è poi una terza modalità, che a nostro avviso è quella più interessante, quella bilanciata, per la quale il processore ha un TDP di 25 Watt, quindi siamo vicini a quella massima, però la rumorosità è abbastanza sensibilmente più contenuta e quindi nell'utilizzo quotidiano di tutti i giorni è probabilmente il miglior compromesso. Cambia qualcosa in termini di autonomia della batteria? All'atto pratico no, soprattutto perché la modalità performance non può essere abilitata quando il notebook è operativo solo con la batteria. Tra le altre due modalità le differenze sono molto molto ridotte perché in ogni caso il notebook tende a operare con una frequenza di clock molto bassa per preservare la capacità della batteria, quindi all'atto pratico abbiamo misurato qualche minuto di differenza che è assolutamente trascurabile. Abbiamo detto che il corpo è completamente in alluminio, una buona solidità complessiva, una bella cerniera che si sviluppa per quasi tutta la larghezza complessiva del notebook che sostiene lo schermo. Schermo che ha una diagonale di 15,6 pollici, ma sono possibili anche configurazioni con schermo a 14 pollici e a 13,3, sempre della stessa famiglia. Purtroppo lo schermo ha una risoluzione Full HD, questo non è un problema, ma anche una qualità complessiva piuttosto contenuta. Il rapporto di contrasto è buono, ma la luminosità massima è molto bassa, siamo poco sopra i 200 nits e soprattutto il bilanciamento cromatico lascia molto a desiderare. Va bene un pannello del genere per un notebook che costa 500, 600, diciamo 700 euro, ma per questa configurazione a 1000 euro quando entrerà in commercio in Italia a partire dal mese di gennaio ci sembra onestamente un po' troppo poco, soprattutto pensando al resto della configurazione. Il processore Intel, l'abbiamo detto, troviamo poi sotto la scocca anche 16 GB di memoria e un SSD da 512 GB. Il sample che noi abbiamo provato è dotato di SSD da 1 TB perché è una versione americana mandatoci prima del debutto ufficiale sul mercato, ma la configurazione che sarà venuta in Italia avrà SSD da 512 e, attenzione, una scheda video dedicata Nvidia GeForce MX 350, un classico per i notebook sottili che permette di ottenere prestazioni un po' superiori rispetto a quanto accessibile con le GPU integrate.
In questo caso il processore Intel Tiger Lake implementa una GPU Intel, ovviamente, della famiglia Xe. Questo permette di avere prestazioni velocistiche molto interessanti sia la risoluzione relativa del pannello 1920x1080 sia quella inferiore 1280x720 che rappresenta la scelta ideale per garantire i frames al secondo sufficientemente elevati. Questo non trasforma questo notebook in un notebook gaming, ma di certo permette di passare tanto tempo divertendosi e godendo di una buona esperienza di gioco complessiva, ovviamente selezionando impostazioni qualitative adeguate e una risoluzione che non spinga troppo al limite le capacità di questo notebook. L'espandibilità complessiva è sicuramente molto buona grazie alla presenza di porte in standard 3.2 USB Type-C e Type-A. C'è anche un connettore HDMI per lo schermo, ovviamente jack per le cuffie, e due porte USB Type-A, però di tipo 2.0, vanno bene per un mouse piuttosto per una chiavetta USB. Da ultimo anche un lettore di schede memoria microSD. Manca soltanto il connettore Ethernet, che è sostituito dalla scheda di rete Wi-Fi 6 implementata sotto la scocca. Porte USB e scheda di rete vanno tutte molto bene, prestazioni elevatissime alla pari dei migliori notebook che abbiamo provato, e in generale le prestazioni di questo notebook sono molto alte grazie proprio alla tecnologia sviluppata da Asus, che permette di spingere la CPU ad una frequenza di clock più elevata rispetto allo standard quando vengono utilizzati tutti quanti i core. Un notebook quindi che si trasporta abbastanza facilmente, pesa 1,8 kg ed è un valore allineato a quello degli altri notebook con schermo da 15,6 pollici. Silenzioso nel funzionamento, soprattutto nelle due modalità sussurro e bilanciata, un po' meno in quella prestazioni, ma ovviamente abbiamo più performance in cambio, e in generale non tale da creare problemi dal punto di vista termico. La dissipazione è molto efficiente e per la struttura in alluminio aiuta a smaltire ancora più velocemente il calore. Il tutto, come abbiamo detto, 999 euro a partire dal mese di gennaio 2021 per la configurazione con processore Intel Core i7, 16 GB di memoria, SSD da 512 e scheda video Nvidia GeForce MX 350 dedicata, ovviamente, con 2 GB di memoria di sistema. A questo prezzo, per queste caratteristiche, un notebook bilanciato e ben fatto. Purtroppo il pannello non è quello che ci attendiamo per una macchina che costa 1000 euro. Lascia molto a desiderare ed è purtroppo, per quello che abbiamo potuto vedere in questi mesi, una caratteristica di un po' tutta la gamma VivoBook di Asus, che scende un po' troppo a compromessi, a nostro avviso, per la qualità del pannello. Sicuramente non all'altezza di quello che abbiamo visto, ad esempio, sulle soluzioni ZenBook di Asus, che ovviamente costano un po' di più, sono posizionate in un altro segmento di mercato. È tutto quindi per il notebook per i giovani, che va bene per i giovani, va bene anche per il professionista che deve lavorare, va bene per coloro che fanno un utilizzo standard del PC, navigazione web, posta, intrattenimento, e che non richiedono necessariamente una fedeltà cromatica ai massimi livelli. Se fate fotoritocco piuttosto che elaborazione video, questo non è il pannello per voi, più che l'hardware sotto la scocca. Parliamo proprio della qualità finale delle immagini e dei colori che vengono riprodotte da questo schermo. Per il resto, se siete giovani e vi piace uno chassis colorato, questa può essere un'opzione per voi. A presto!